Amici di Moto.it, ben ritrovati qui a Verona al Motorbike Expo. Abbiamo iniziato un pochino in anticipo Andrea Silva di BMW Motorrad. Abbiamo iniziato un po' in anticipo per colpa di BMW, perché BMW ci ha portato qui un po' prestino questa mattina per svelare però un'importante e gradita novità, la nuova R12 e la nuova R12 90. Andrea, di che cosa si tratta? Beh, abbiamo innanzitutto organizzato questa presentazione all'insegna del mattino all'oro in bocca, perché abbiamo iniziato veramente presto. Però abbiamo avuto un'opportunità molto grande in Italia, ovvero sia in anteprima mondiale. Abbiamo avuto qui all'MBE di Verona la possibilità di avere esposte dal vivo le nuove BMW R12 e R12 90. Davvero bellissima, soprattutto l'R12. Ci voleva una cruiser anche, diciamo così, tra virgolette, più accessibile, nel senso... Non maxi. Allora, motore... R12, che cosa cambia rispetto alla base tecnica della precedente 90? Allora, il progetto R90 con questi nuovi modelli va in pensione, saluta una storia di grande successo commerciale e grande successo passionale, perché sono moto che sono state veramente apprezzate e premiate dai clienti che le hanno guidate e anche personalizzate. Allora, cosa cambia della moto? Cambia molto, potrei dire quasi che cambia tutto. Forse il punto di contatto che resta, seppur con certe modifiche, è il motore. Perché partiamo da cose uguali, il motore resta il motore raffreddato aria olio boxer bialbero che ha regalato grandissime soddisfazioni ai BMWisti. Il concetto della moto cambia, e per cambiare deve cambiare necessariamente il telaio. Il telaio di questa moto è stato rivisto, ripensato all'insegna di aumentare ancora di più le possibilità di customizzazione, mantenendo sempre elevatissime caratteristiche dinamiche di guida, perché il piacere di guida resta comunque alla base del nostro moto. La R12, appunto, come concetto anche è una novità, perché è una cruiser di 1200 cm3, vuole essere una moto molto facile, accessibile e facilmente personalizzabile. La R12 90 invece resta la Roadster che abbiamo apprezzato con le prime 90 da cui deriva, e ha tutte le caratteristiche per essere una roadster personalizzabile, dinamica, in grado di regalare tanto divertimento. Finiture di livello ovviamente premium, per dire super premium, proprio che gratificano, oltre che l'occhio, anche il tatto, sia sulla 90 sia su ovviamente l'R12, devo dire, è quella che in questo momento mi incuriosisce di più. La scheda tecnica parla di 95 cavalli a 6500 giri e di una coppia di 110 Nm a 6000 giri. Immaginiamo poi la classica, esatto, erogazione. La R12 ha un motore con una configurazione dedicata, quindi ha una quindicina di cavalli in meno dell'R12 90, a vantaggio di una guida ancora più rilassata, ancora più pastosa e ancora più rotonda, in linea proprio col DNA di questa cruiser. Ma ce n'è una nera, me la fai vedere, perché la trovo veramente bellissima. Ora, scusate ragazzi, ma siamo in mezzo al traffico della fiera, con Andrea che deve saltare gli ostacoli. Volevo vedere da vicino questa versione, perché la trovo veramente veramente molto accattivante, e una motocicletta anche unica in questo momento sul panorama motociclistico, quindi anche una mossa ulteriormente coraggiosa, come era stata la 90, una mossa coraggiosa da parte di BMW, audace. Trovo molto audace anche questo progetto. Sai dirmi come nasce l'intenzione di fare una moto così incline alla customizzazione? Beh, la possibilità di customizzare le moto è assolutamente in linea con il mondo heritage a cui queste moto sono dedicate, dove chi le guida non solo vuole un mezzo dinamico e divertente, ma anche qualcosa di unico e che renda la motocicletta e chi la guida assolutamente distinguibili tra tutti. Quindi questa esigenza di personalizzazione ha guidato in modo primario lo sviluppo di questo progetto, e vediamo già che la moto di serie
con differenze di allestimenti, riesce a prendere caratteristiche e un'anima ben diversa tra un esemplare e l'altro, e direi che quelli che abbiamo esposti qui in fiera ne sono una prova. E non a caso siamo al Motorbike Expo, che è la fiera per antonomasia della customizzazione, della personalizzazione. Come mai BMW ha scelto proprio questo palcoscenico? Inizio dicendo che è l'11° anno consecutivo che siamo alla Fiera di Verona, all'MBE, perché per noi è il palcoscenico ideale, perfetto, per portare la nostra gamma Heritage e parlare con gli appassionati di questo mondo, parlare la stessa lingua, essere in sintonia, scambiare idee, feeling, contatti. È veramente il posto dove a noi piace venire qui con la nostra gamma. Quindi qui abbiamo le nostre nuove R1290, le R18, e abbiamo anche nel padiglione dei customizzatori una esclusiva interpretazione di R18, la R18 1.8C, personalizzata dal famoso customizzatore americano Paul Yaffe, che è qui con noi in questo evento. Beh, allora Andrea, non perdiamo altro tempo, spostiamoci al padiglione 2 e andiamo a vedere questa fantastica R18. Andiamo. Ti ringrazio, continuate a seguire, continuiamo qui su Motorbike Expo. Ciao.